Beh sì, ci sta, dai, di fare questa chiacchierata con al mio fianco la sciarpa del Milan Club Franco Baresi di Sassari eh, che è l'ultimo Milan Club insieme a quello di Tempio Pausania che ho avuto il, il piacere, l'onore di, di visitare e devo dire, insomma, che mh, eh, da quando realizziamo eh, le, le telecronache ormai da molti anni a questa parte delle partite in trasferta del Milan a casa Milan, le mie vere e uniche trasferte ormai sono con, sono con i Milan Club e grazie alla cortesia, alla collaborazione, alla dedizione, alla passione, ai sacrifici di questi Milan Club saranno molte le trasferte di, di quest'estate. A proposito di trasferte, vi avviso che vado verso una settimana di stacco una settimana di, di riposo con la famiglia. E mi metto sul là perché di solito quando, quando mi allontano io succede sempre qualcosa. Anche per una sola settimana. Però succede sempre qualcosa, quindi state in campana. Mm, ne sono successe di tutti i colori, in tanti anni, di tutti i tipi, per cui, per cui state in campana. Eh, al di là mh, delle cose che non interessano a nessuno e delle facezie. Ehm, C'è questo tema che si agita, diciamo, dalla serata di ieri Dell'incontro con uh, Kia Jorab Chan, che è uh, l'agente di Joshua Zirze, per quanto riguarda il tema delle commissioni, ora um, io non ho informazioni. Ufficiali e precise da darvi al riguardo, ma mi sono fatto un'idea leggendo con attenzione e rileggendo con attenzione quello che scrivono i giornalisti più avvezzi, quelli che fanno le cronache di mercato, le cronache di mercato tutti i giorni. E, e quindi ho capito che c'è una clausola per Zizek, che il Milan ha studiato bene, che ci sarebbe una intesa. Poi li leggo tutti, eh? Li leggo tutti. Eh, I giornalisti che seguono con professionalità, attenzione, intensità e determinazione il mercato. Ci sarebbe un'intesa con il giocatore per un contratto. Alcuni scrivono da 4,5 milioni annui, altri da 5 per più stagioni. Chi scrive 4, chi scrive 5. Ma lo scoglio, appunto, sarebbe quello delle commissioni. E ci sarebbe, secondo fon alcune fonti oggi, secondo altre fonti nel weekend, quindi domani, secondo altre fonti ancora lunedì, in programma un incontro fra eh, i vertici rossoneri e chi a Jorabchan per continuare ad affrontare questo tema. Ora, se fosse, se fosse esattamente tutto come leggiamo, come leggete. Come scrivono autorevolissimi commentatori e giornalisti di mercato, eh, ci sarebbe la clausola, ci sarebbe l'ok ok sull'ingaggio, ma lo scoglio commissioni. Però sembra, da come viene presentata eh, l'intera operazione, che l'accordo per il contratto del giocatore sia una cosa, le commissioni un'altra. Ma mi viene da dire, io non so se sia vero perché ripeto, non ho ragguagli ufficiali da dare. Quindi. Commento anch'io esattamente come voi quello che leggo. Se ci fosse, fosse confermato e fosse vero l'accordo per il contratto del giocatore, ma non per le commissioni, è l'accordo per il contratto col giocatore, però non è che si fa col giocatore, si fa sempre con la gente con cui si parla di commissioni. Quindi, se fosse, se fosse tutto vero, tutto giusto, tutto se, se quagliasse tutto. Un principio di accordo almeno su un tema con la gente di Joshua Zirze sarebbe stato raggiunto. Deduco. Deduc. Eh, e quindi, se fosse confermato che oggi o domani o lunedì, se fosse vero, se fosse confermato, perché come abbiamo scoperto ieri sera, le cose che riguardano il Milan non vengono annunciate, come avete visto dal colloquio di Geoffrey Moncada con l'Aston Villa, ma di questo parleremo nella chiacchierata successiva. Se fosse vero, quindi, un nuovo incontro vuol dire che la trattativa continua. Certo, continua, continuerebbe, io uso il condizionale, su un terreno non confidenziale per il Milan, non confident, eh, visto che parliamo di incontri londinesi. Non si gioca in casa perché il tema delle commissioni è un tema su cui questo club prima la proprietà Elliot, poi la proprietà Redbird, non giocano sul loro terreno. Non è un terreno sul quale il Milan ha familiarità, al quale il Milan è avvezzo. Quindi, quindi, questo teniamolo in conto. Può essere un problema, può non essere un problema, può essere tutto, ragazzi. È meglio dirsi le cose come stanno. Tifiamo? fiamo. Ma senza illuderci, perché anche per il mercato si tifa, anche per il mercato si sta in ansia, anche per il mercato si sta in apnea, non soltanto durante le partite, non soltanto quando devi rimontare o non soltanto quando sei in vantaggio e gli avversari attaccano, anche durante il mercato si sta in ansia e si sta in apnea. Però dobbiamo tener conto di tutte, quando affrontiamo un tema, dobbiamo tener conto di tutte le variabili, tutti gli aspetti. Il Corriere della Sera, che io personalmente seguo con molto rispetto e con molta attenzione tutti i giorni, il Corriere della Sera scrive oggi che il Bologna, che è un club bello, giustamente bello tosto sul mercato, ha una grande proprietà, ha un'ottima dirigenza, ha centrato un grandissimo risultato. Il Bologna starebbe pensando a formulare un'offerta per convincere Joshua Zirze a rimanere il Bologna ancora per un anno. Quindi non ci sarebbero soltanto grandi top club italiani in agguato per i quali in fondo dai si fa anche un po' il tifo. Eh. Eh? Mm. Uh, eh. <ride> o grandi club esteri, Premier in primis, ma anche il Bologna, quindi se il Corriere della Sera scrive del Bologna, io sono abituato al fatto che il Corriere della Sera dedica al mercato poche ma incisive e sferzanti righe ogni giorno. E quelle poche righe io personalmente le leggo. Invece, invece, sempre sui quotidiani di oggi si parla del Bayern Monaco. Perché la Gazzetta dello Sport, credo a firma Luca Bianchini, scrive che uh, è vero che Vincent Compagnie, nuovo allenatore del Bayern Monaco, aveva fatto il nome al club bavarese di uh, Joshua Zirze perché Compagnie l'aveva già allenato all'Anderlecht. Ma sembrerebbe, secondo quanto scrive la Gazzetta, che il Bayern Monaco abbia ascoltato il nome ma abbia preferito puntare sul giovane attaccante francese Matisse Tell. E invece c'è poi l'Arsenal sempre, sempre sullo sfondo, l'Arsenal sempre allerta, l'Arsenal sempre vigile, l'Arsenal sempre attento al fascino e alla qualità della quale parla ampiamente oggi Fabio Capello di Joshua Zirze. Quindi questo è tutto il panorama, questo è tutto il quadro relativo a, a, relativo a, a Joshua Zirze. Eh, e vedremo, vedremo che cosa accadrà ripeto facendo una sintesi eh, facendo una sintesi se ci fosse già l'accordo col giocatore sarebbe una cosa importante ora a proposito del giocatore mi dicono giornalisti non il Milan non il Milan mi dicono giornalisti che seguono con attenzione il mercato guarda che per la presa su Zirze per il fascino del progetto Mina su Zizze è stata fondamentale la telefonata di Zlatan Ibrahimovic. Non so se sia avvenuta, non so se sia vero, mi dicono questo. Quindi una zlatanata importante. Se fosse confermata la zlatanata importante, a questo punto, visto lo scoglio delle commissioni, visto quanto è abitato, visto quanto è aggrovigliato, spero nella furlanata, che è quella che ci ha consentito un anno fa, con un triplo salto carpiato a livello di operazione di mercato, di rinnovare Raffaele Ao. Perché il rinnovo di Raffaele Ao era complicatissimo, aggrovigliatissimo, e ce l'abbiamo fatta con una furlanata, e spero che eventualmente si ripeta. Ma siamo sul campo delle speranze, non delle certezze, non delle notizie ufficiali. Per cui Zirze piace a tutti e tutto può accadere. Teniamo presente questo. Ciao a tutti, e a più tardi.